C'è una doppia sfida che attende il centro-sinistra di Andria alle elezioni di domenica 31 maggio. Da una parte lasciarsi alle spalle 5 anni di governo a guida Giorgino che hanno solo portato al dissesto le casse comunali, dall'altra iniziare una nuova avventura in regione con un proprio rappresentante a sedere sugli scranni di via Capruzzi. È il duplice obiettivo che il candidato alla presidenza della regione Puglia Michele Emiliano lancia durante il suo comizio in Viale Crispi ad Andria a sostegno del centro-sinistra locale. C'è una città che chiede di cambiare, ha detto l'ex sindaco di Bari, e di portare finalmente a compimento le grandi opere infrastrutturali di cui sente fortemente la necessità di dotarsi. Questa è una città bellissima, è una capitale della Puglia e merita delle infrastrutture del livello che una città come Andria deve avere. Spero di riuscire da presidente della regione a dare una mano, tanto per cominciare a finanziare questo interramento delle ferrovie Bari Nord, che sono proprio una cosa essenziale, e più in generale spero di poter lavorare con un sindaco col quale ci si può intendere e si possono trovare tutte le soluzioni che migliorano la vita delle persone di questa città. Per Sabino Zinni, candidato al Consiglio regionale nella lista Emiliano sindaco di Puglia, ci sono tante buone ragioni per dare fiducia al suo progetto politico. Perché è una candidatura un po' diversa dalle solite, perché è una candidatura di una persona che si è sempre impegnata in politica, ma per la prima volta si impegna in prima persona. Perché è una candidatura di una persona che vuole provare a invertire la rotta in maniera significativa in questo territorio. Manca da un po', una rappresentanza politica parlamentare e regionale di una città che, come ho detto, è una capitale della Puglia. Mi auguro che questa sia la volta buona. Fa tappa a Barletta la campagna elettorale dei candidati della lista Oltre Conflitto che alle elezioni di domenica 31 maggio sosterranno Francesco Schittulli alla presidenza della Regione Puglia. Una passeggiata tra la gente sul principale corso della città per ribadire le ragioni di un progetto politico nuovo, alternativo sia alla sinistra che al vecchio centrodestra e che sappia imprimere una decisiva svolta rispetto ai 10 anni di governo Vendola. Noi siamo quelli che ci vede la gente tutti i giorni per strada, persone normali che nella normalità però vogliono fare grandi cose. Non siamo persone che crediamo che uno solo al comando possa decidere tutto e per tutti, non siamo tantomeno persone che chinano la testa di fronte ai desideri di partito. Siamo persone che hanno vissuto questi 10 anni in una regione che ci vede purtroppo tartassati in maniera esagerata rispetto alle altre regioni, in una sanità che doveva essere migliore e che invece vede, ahi noi, lunghe liste d'attesa, ospedali chiusi e ticket, in una regione che ci consegna dopo 10 anni di governo di centro-sinistra il più alto tasso di disoccupazione giovanile, di disoccupazione in generale. Perché adesso la gente dovrebbe ritornare a votare centro-sinistra? L'entusiasmo non manca neanche da parte della gente, dicono i candidati fittiani, che ora sperano nella sconfitta dell'astensionismo per costruire un percorso politico in grado di restituire fiducia e speranza ai cittadini pugliesi. È stata una campagna elettorale parecchio intensa, la gente ci sta chiedendo di esserle molto vicina. E con la lista di Raffaele Fitto Oltre noi stiamo cercando di proporre un nuovo modo di fare politica. Una nuova politica che sia vicina alla gente, che possa cercare di spazzare via il grigiore che ha attraversato la Regione Puglia in questi ultimi 10 anni e di proporre un nuovo modello di fare politica. L'entusiasmo è la parola chiave, e quello che intendiamo fare in questi ultimi giorni è proprio un appello sentito a tutti i cittadini di darci fiducia in modo tale da poter stravolgere quello che alla Regione Puglia in questi anni il governo Vendola non è riuscito a fare. A garantire la solidità di questo progetto politico, concludono i candidati consiglieri della lista Oltre Conflitto, ci sarà il dottor Francesco Schittulli, un professionista di valore, una persona affidabile in grado di guidare la regione con serietà e competenza. Una persona onesta, una persona pulita, un volto finalmente al quale dare fiducia, perché non, anche in questa campagna elettorale non sta facendo promesse che non riuscirà a mantenere, ma sta facendo promesse con i piedi per terra, promesse realizzabili in poco tempo e quindi che si orientano più che altro ad abbattere proprio questa burocrazia, questi tempi lunghissimi. Lui stesso ha promesso che nel giro di un anno realizzerà i primi progetti che ha messo in campo e quindi assolutamente fiducia piena a Schittulli, anche perché è l'unico uomo di centrodestra che oggi ci possa rappresentare. Il
tour nella BAT del senatore Dario Stefano di Noi a Sinistra per la Puglia fa tappa anche a Biceglie per presentare ai cittadini i 5 candidati al Consiglio regionale per la 6ª provincia, tra questi l'avvocato Bernardo Lodispoto di Margherita di Savoia. L'impegno è quello di smuovere un po' l'atmosfera, un'atmosfera un po' fredda che risente del clima nazionale, ma risente anche di un elemento che caratterizza la Puglia, il fatto che il risultato sia scontato, sostanzialmente scontato, e che non ci sia un leader realmente competitivo nel centrodestra per giocare con noi la partita. Tutto questo rende il clima un po' freddo e noi dobbiamo animarlo fino all'ultimo, cercando di far comprendere che questo progetto di centrosinistra deve continuare, ma deve continuare nella identità che lo ha contraddistinto in questi anni, e non contaminarsi eccessivamente con chi viene con noi solo perché si vince. Ho accettato di essere candidato, voglio dare un mio contributo in questa campagna elettorale, mi auguro con l'elezione a consigliere regionale, ovviamente si tratta di una partecipazione di tutte e cinque, diciamo che partiamo tutti insieme, poi nel caso in cui dovesse scattare il seggio ce l'auguriamo, chi ha preso più consenso avrà diritto a rappresentare il nostro partito nella sede regionale. Noi abbiamo nella BAT 5 candidati consiglieri regionali, non è una regola solamente per quanto ci riguarda, ma per tutte per tutti i partiti politici. Dario Stefano chiude stasera questa campagna elettorale, ovviamente noi la chiudiamo venerdì, però lui ha voluto chiuderla a Biceglie con tutti e 5 i candidati perché si faccia il punto della situazione su come si sta sviluppando la campagna elettorale e come si avvia alla sua conclusione. Oltre 50 cantieri consegnati alla città in 5 anni, un'altra ventina in corso di realizzazione. È orgoglioso del lavoro portato a termine in questi 5 anni Nicola Giorgino, primo cittadino uscente e ricandidato a sindaco per la coalizione di centrodestra. Sono anche tanti i cantieri ancora in itinere. I cittadini cosa si devono aspettare? Noi innanzitutto stiamo lavorando insieme a Ferrotranviaria per realizzare quello che è un sogno della nostra città, il completamento della stazione di Andria Sud a via Biceglie, e così dal 2016 inizierà l'interramento della ferrovia, dei binari con una stazione interrata centrale e la stazione di via Vecchia Barletta via Martiri di Belfiore. Ma poi consegneremo la pista, l'ex pista di pattinaggio di fronte al Palazzetto dello Sport, partiranno i lavori della questura in via Indipendenza, i lavori dell'ex carcere mandamentale, 14 alloggi per giovani coppie, sono partite in queste ore il secondo stralcio di San Valentino con rifacimento di strade, marciapiedi, pubblica illuminazione e area verde, in modo da dare anche un'ulteriore struttura importante terminare la riqualificazione di quella parte periferica della nostra città che è ormai interamente riconnessa, ma consegneremo l'auditorium teatro presso l'ex mattatoio che è importantissimo e completeremo i lavori di via Decelle e il collegamento tra via Mozart e via Paganini in modo tale da avere un ulteriore sblocco viario e soprattutto rendere più agevole la viabilità e il traffico. Queste sono solo alcune delle opere più importanti che saranno portate a compimento nell'immediato futuro insieme all'area attrezzata polifunzionale che servirà quindi a completare quella ridisegnazione e riperimetrazione che abbiamo dato alla nostra città, e chiaramente poi ci occuperemo di tante altre questioni a partire dalla mobilità, a partire dal nuovo piano del traffico con l'ammodernamento di tutti i bus elettrici, con lo sviluppo di ulteriori aree di intervento prossimo alle zone periferiche, ma soprattutto investendo idee importanti per il lavoro e l'occupazione dei giovani. Vogliamo investire in un distretto agroalimentare importante, con il riconoscimento dell'IGP della Burrata di Andria, vogliamo lavorare insieme a coloro che sono i titolari dell'azione in questo settore specifico, alla realizzazione di una centrale del latte, in modo da poter andare in ulteriori azioni importanti che favoriscono il lavoro e l'occupazione per i giovani e meno giovani.
Massima attenzione anche alle amministrazioni comunali chiamate al voto domenica prossima 31 maggio. Il Partito Democratico lo conferma negli ultimi giorni di campagna elettorale con la discesa dei big del partito ad Andria, una delle poche città capoluogo in questa tornata amministrativa. A sostenere la candidatura di Lorenzo Marchio al Consiglio Comunale è il responsabile nazionale per la sicurezza e le riforme istituzionali del PD, Emanuele Fiano, che al di là delle buone prospettive per il risultato delle regionali, è certo che il Partito Democratico otterrà un esito positivo anche alle amministrative. Tanto perché mettiamo in campo, come ad Andria, le personalità migliori che possono guidare le loro comunità nel segno della legalità, della capacità professionale, della conoscenza della loro comunità, e poi perché anche nei territori di questo paese si sentirà il peso delle riforme che noi abbiamo fatto e i primi segni di miglioramento della situazione economica e sociale del paese, che sono la cosa più importante a cui noi teniamo. Stiamo trovando grande disponibilità, stiamo trovando il desiderio degli andriesi di una grande voglia di cambiamento, e in questo momento si stanno sentendo, non è di questi giorni, la chiusura della discarica, un comune indebitato, non siamo noi a dirlo, è la gente che lo sente e ci chiede a gran voce un cambiamento. Oggi abbiamo avuto la grande onore, grande soddisfazione di avere qui l'onorevole Fiano a sostegno del Partito Democratico e della mia candidatura. Questa cosa ci riempie d'orgoglio, vuol dire che il Partito Nazionale sta attenzionando le amministrative di Andria e ha capito la grande importanza della nostra città. L'amministrazione comunale non vuole ammettere il fallimento dal punto di vista economico. Ad affermarne invece l'esistenza e la mole è Giovanni Vurchio, commercialista, candidato con il Partito Democratico al Consiglio Comunale di Andria. Secondo Vurchio, l'eredità dell'amministrazione uscente sarà pesantissima. I fatti sono quelli scritti dalla Corte dei Conti, sezione riunite di Roma, dove dice che in realtà i bilanci del Comune di Andria sono drammatici. E che il patto di stabilità è stato sforato, che le entrate sono state gonfiate, che ci sono elusioni dal punto di vista fiscale. Cioè, è una questione che io ho nei giorni precedenti invitato il sindaco a chiedere scusa ai cittadini per quanto avvenuto, anche perché le ripercussioni sono pesantissime per il futuro di questa città. I cittadini devono sapere che ci saranno dei minori trasferimenti dallo Stato alla comunità andriese, ma soprattutto ci saranno delle grosse ripercussioni su quelle che è il mondo occupazionale, quindi tutti quel lavoro part time sarà in realtà sciolto, e poi anche non si potrebbero fare ulteriori assunzioni, ma come anche non si possono fare i cantieri, ad esempio non possono vedere anche programmazione futura. Ci saranno delle grosse perplessità, il fatto è che Andria è fortemente indebitata e non c'era bisogno che lo dicesse la Corte dei Conti, bastava sentire il piccolo fornitore o l'azienda che ha ancora oggi, o la cooperativa sociale che ancora oggi ha contatti con il nostro comune. La politica andriese cambierà dopo questa tornata elettorale. Ad esserne convinto il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, l'avvocato Michele Coratella, che a conclusione della campagna elettorale del movimento fondato da Beppe Grillo ha voluto regalare una serata di relax ai tanti attivisti e cittadini che hanno affollato Largo Torneo, tra musica e la degustazione di una grande torta su cui è stato disegnato Palazzo San Francesco, il palazzo di città degli andriesi che conquisteranno per farlo diventare un palazzo di vetro trasparente. Abbiamo organizzato semplicemente una festa per stare con i nostri elettori e con tutti quelli che si vogliono avvicinare al Movimento 5 Stelle. Tant'è che stasera ci sono due gruppi musicali che suonano e non ci sarà nessun comizio, né mio né di nessun altro. Siamo qui con le persone per coinvolgerle. Il comizio finale sarà domani, venerdì, alle 20:30 in Viale Crispi. Com'è andata questa campagna elettorale? Che impressione ha fatto a lei che è in politica ci entrava per la prima volta?
Ma per noi è stata un'esperienza unica, entusiasmante. Credo che anche gli andriesi si siano un attimino ritemprati e abbiano toccato da vicino un certo modo di fare politica, che è il modo di fare politica del Movimento 5 Stelle. Voglio ricordare a tutti le due piazze con Di Battista e Di Maio che hanno visto il coinvolgimento di tante persone. Speriamo che il 31 maggio tanti si ricordino e votino il Movimento 5 Stelle. Il centro-sinistra di Andria è pronto a offrirsi come valida alternativa alla guida di una città che merita di risalire la china dopo essere stata portata sull'orlo del dissesto finanziario dalla precedente amministrazione. La candidata al Consiglio Comunale Giovanna Bruno chiede di dare fiducia all'esperimento politico nato con Progetto Andria a sostegno della candidatura a sindaco di Sabino Fortunato. Chiediamo fiducia al progetto che abbiamo posto in essere con questa federazione di liste civiche. Infatti Progetto Andria nasce dalla fusione di tre liste civiche che sono state presenti all'opposizione in questi anni in Consiglio Comunale, Andria 3, l'alternativa e la risposta. Anche questo secondo noi è un sintomo di maturità politica, perché tre liste civiche che hanno fatto un percorso inizialmente profondamente diverso, differente, e che invece poi sono riuscite a trovare, a fare una sintesi su programmi, soggetti, contenuti e obiettivi, sia un segnale di assoluta positività che ci auguriamo la gente possa cogliere con il voto del 31 maggio. Chiediamo di sostenerci perché non siamo candidati che vogliamo fare della politica un mestiere e che infatti non la facciamo per mestiere, abbiamo tutt'altro, la politica è una passione e come tale cerchiamo di trattarla, e con questa passione vogliamo poter dire alla gente che siamo a disposizione del territorio. Lo abbiamo dimostrato in questi anni nonostante siamo stati a sedere sui banchi dell'opposizione. Dietro il progetto politico di Progetto Andria ci sono persone che hanno già dimostrato nella scorsa consigliatura di essere in grado di ascoltare le esigenze della gente e di farsene portavoce all'interno del Consiglio Comunale. Ora l'obiettivo è di lasciarsi alle spalle la preziosa esperienza maturata tra i banchi dell'opposizione e di far parte della prossima maggioranza che guiderà la città di Andria per i prossimi 5 anni. Siamo stati sempre disponibili al confronto, sempre disponibili all'ascolto. Lì dove è stato possibile abbiamo interagito con l'amministrazione di centrodestra affinché si portasse valore aggiunto alla comunità. Tutte quelle volte, purtroppo la maggior parte, in cui abbiamo ritenuto che la maggioranza invece di centrodestra, guidata dal sindaco Giorgino, stesse facendo azioni in danno della collettività andriese, abbiamo levato degli scudi per far sentire la nostra voce. Siamo stati consiglieri di opposizione non abituati ad urlare per il gusto di farlo, ma abituati a discutere, a prepararsi sulle tematiche, sugli argomenti, e con questa preparazione ad offrire un'alternativa di governo ai cittadini. Questi sono i nostri punti di forza, su questo chiediamo ai cittadini andriesi il 31 maggio di scommettere su Progetto Andria. Tra le tante promesse non mantenute dell'amministrazione di Andria spicca la riqualificazione del quartiere San Valentino, un quartiere che ha pagato fortemente il prezzo della disattenzione per decenni di amministrazioni e che anche questa volta è restato al palo. Vuole subito riportare questo quartiere al centro dell'azione amministrativa Giovanni Troiano, imprenditore, candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico. San Valentino ormai è inutile, tutti promettono, ma nessuno poi di fatto mantiene. Io non voglio promettere, non sono abituato a promettere, non abbiamo la possibilità economica e finanziaria, ma il Comune non ha più soldi per pretendere che i cittadini credano alle promesse, ma abbiamo delle strutture inaugurate, abbiamo il polivalente inaugurato da poco, appena ci insediamo, appena riusciremo, io voglio assolutamente creare un programma, perché i cittadini, i residenti di San Valentino mi chiedono: come mai non è stato aperto? Evidentemente non c'è una programmazione, non ci sono state a priori delle verifiche su come deve funzionare, chi saranno i responsabili, a chi darla in gestione. Quella è una struttura che bisogna subito aprire, perché San Valentino ha bisogno, ma soprattutto i giovani, i ragazzi di San Valentino hanno bisogno di uno sfogo, hanno bisogno di una zona ludica, hanno bisogno di stare con i coetanei, hanno bisogno di uscire fuori da questo modo barbaro di giocare, che è quello delle strade. Anche questo significa San Valentino, significa dare dignità ai ragazzi, ma soprattutto anche lavoro, bisogna anche essere attenti. San Valentino non ha bisogno di marciapiedi, di strade, ha bisogno soprattutto di dignità. Tra
Trani è pronta a chiudere con il passato e a scrivere una nuova pagina della sua storia, ma per una svolta in grado di trascinare un'intera città in cerca di riscatto serve l'entusiasmo di un professionista serio, trasparente, ma soprattutto innamorato del suo territorio come Amedeo Bottaro. Il candidato alla presidenza della Regione Puglia Michele Emiliano non ha dubbi sulle capacità dell'unica persona in grado di farsi interprete della voglia di cambiamento dei cittadini tranesi rispetto alle vicissitudini politiche degli ultimi anni. Durante il comizio tenutosi in Piazza Libertà, Emiliano ha spiegato perché il centrosinistra ha voluto sostenere in maniera convinta la candidatura di Bottaro a sindaco di Trani. Tanto per cominciare, Amedeo è una bella persona, trasparente e onesta, ed è anche uno tosto, cioè non si fa infinocchiare dai compagni di strada, è uno di quelli che è capace di dire no, e a Trani serve soprattutto un sindaco che è capace di dire no, e quando dice sì lo fa perché è convinto che la legge, il buonsenso, l'opportunità corrispondano ad una scelta politica. Amedeo ha queste qualità, io in tutta sincerità ho visto la tigre negli occhi di questo ragazzo subito, è un po' magrolino per i miei gusti, ma per il resto secondo me farà un bellissimo lavoro e sarà uno splendido sindaco di Trani. Per Bottaro la lunga campagna elettorale che ha dovuto affrontare sin dalle primarie è stata l'occasione per conoscere meglio la sua città e guardare da vicino ai suoi problemi. Ho innanzitutto incontrato tanti cittadini che mi hanno dato tanto in tutta questa lunghissima campagna elettorale. Immaginate che io sono in campagna elettorale dalle primarie, però devo dire la cosa più bella è aver conosciuto la mia città come non l'avevo mai conosciuto prima. L'ho girata in lungo e largo, ho visitato i posti più degradati, più abbandonati di questa città, mi ha dato molta responsabilità, mi ha fatto comprendere che devo ripartire proprio da lì, da zone completamente dimenticate. Ora conclude Bottaro, vogliamo raccontare una nuova storia ai cittadini tranesi e concretizzare le loro speranze portando un centrosinistra unito alla guida della città. Voglio raccontare un po' tutto il mio percorso, voglio raccontare un po' della capacità che ho avuto, io ritengo storica, di aver portato alle elezioni un centrosinistra finalmente unito. Questa città in questo momento meritava questo, meritava compattezza, meritava autorevolezza, merita un cambiamento che solo una coalizione unita come quella del centrosinistra può garantire. In questi due mesi di campagna elettorale avete potuto capire chi sono: uno scrupoloso professionista che si è sempre guadagnato da vivere dal lavoro senza mai chiedere nulla a nessuno. Così Tonino Florio alla chiusura della propria campagna elettorale in vista del voto di domenica. Florio ha voluto lanciare la propria sfida per riuscire a cambiare Trani. È il momento di rimboccarsi le maniche per lavorare tutti insieme al raggiungimento dell'unico obiettivo, la rinascita della città. Il mio impegno è per questa città. Se questa città deciderà che io merito di andare ad amministrare, non avrò fatto le scarpe certamente al mio avversario politico, non avrò fatto le scarpe a nessuno, così come se vincerà lui non avrà fatto le scarpe a nessuno. Il nostro obiettivo, il mio e quello degli altri, deve essere uno solo, quello di far rinascere questa città che è stata troppo spesso colpita, avvilita da una serie di personaggi che non dovevano neppure avvicinarsi a Palazzo di Città. Quindi io non mi sento in competizione, abbiamo tutti un unico obiettivo, io so come raggiungerlo quell'obiettivo, mi auguro che lo sappiano anche gli altri. Siamo convinti di questo, siamo partiti due mesi fa con un grande progetto, oggi il sogno si sta realizzando, le ultime 72 ore saranno determinanti, dobbiamo solo capire con quale percentuale andremo al ballottaggio.